Eccoci al consueto aggiornamento settimanale del mio semenzaio. Lo avevo fatto domenica scorsa, 8 giorni fa, oggi è lunedì, quindi c'è un po' da vedere, ci sono cose nuove di cui parlarvi e ci sono alcuni test veramente interessanti che sto portando avanti. È tutto nuovo per me, sto studiando e mano a mano che vedo cose che funzionano e cose che non funzionano ve lo dico, così che magari possiate fare la stessa esperienza, quelle positive ovviamente. Scendo nei dettagli dopo la sigla. Bentornati a tutti, sono Orso, questo è il mio semenzale del 2024. Mi avvicino ad ogni plateau e vi spiego un po' cosa c'è da vedere di nuovo rispetto a 8 giorni fa. Questo è il plateau più vecchio che ho fatto, è stata un po' una delusione perché, come avevo detto nell'altro video, probabilmente i semi erano un po' vecchi, colpa mia, e non ho avuto un grande risultato, però laggiù che ho seminato di nuovo il 12 di febbraio, vi ricordo che oggi è il 26, è lunedì, si cominciano a rivedere le nuove piantine. Questo è l'unico plateau che ho sul tappetino. Diciamo che non sto avendo grandissimi risultati con peperone in genere. Mi sto rendendo conto che sono veramente molto molto lunghi e duri da far germinare. Quindi il prossimo anno, questo è un promemoria per me, devo partire almeno 3 settimane prima. Insomma, si parte a gennaio all'inizio però, non alla fine. Va bene, detto questo, qua abbiamo peperoni e peperoncini. E sapevo che sarebbe stata ardua come cosa, ma è veramente difficile. Però le piantine più avanti, vedete, cominciano a tirar fuori la seconda coppia di foglie. Qui ho il plateau delle erbe aromatiche, a parte la santoreggia che alcune piantine stanno filando, è la prima volta che le semino e che le coltivo, quindi sto facendo esperienza, probabilmente ho sbagliato qualcosa a livello di temperatura. Tutto il resto sta venendo fuori abbastanza bene. L'aneto, vedete, si sta sviluppando in altezza con le nuove foglioline, la salvia sta andando molto bene, il timo anche, e il rosmarino sta crescendo lentamente ma cresce. Rispetto a 8 giorni fa le piantine sono più alte di almeno 1 centimetro. Questo plateau al momento è forse la cosa più interessante di cui vi posso parlare, ma farò un video a parte e lo vedremo la settimana prossima. Qui ho in corso un test, vi ricordo che l'humus che sto utilizzando me l'ha fornito gentilmente Biotica, quindi questo test lo sto facendo in collaborazione con la Biotica, che ringrazio. Qui ho messo varie percentuali di humus di lombrico all'interno del Vigor Plant con la zeolite. Al fondo invece ho messo il 100% del terriccio universale Aurum, sempre della Biotica. È un terriccio universale, non è specifico per la semina e ho voluto fare un test per vedere se fosse in grado di far germinare le piantine. Mi avvicino, vi faccio vedere una cosa. Guardate le ultime 4 file, queste sono tutte melanzane, sono semi particolarmente ostici da far germinare, sono al pari dei pomodori, non come peperoni ma al pari dei pomodori, e hanno germinato praticamente tutti. Infatti ho fatto 3 file, 1, 2 e 3, solo di melanzane. E anche negli altri alveoli, dove ci sono varie percentuali di humus di lombrico, vedete, hanno germinato praticamente tutti. Dove ho avuto ancora un risultato scarso sono i famosi peperoni, vedete, seminati il 15 di febbraio, quindi una decina di giorni fa, e a parte qualche piantina non sto vedendo grossi risultati. Quindi i peperoni quest'anno per me sono un po' ostici, però ad esempio vedete qui vanno abbastanza bene, quindi probabilmente devo controllare meglio la gestione dei fili di riscaldamento sotto il plateau. Arriviamo al plateau, questo è anche uno dei più vecchi. E le semine sono del 3 di febbraio e il principe borghese. Questo è il pomodoro più avanti che ho come maturazione. Vedete qua, abbiamo già la seconda coppia di foglie ben sviluppata. Prendo un'altra. Quindi queste piantine qui potrei già estrarle dal loro alveolo, diradarle e ripicchettarle in vasetti più grandi. Dove ne ho 1 o 2 non la farò questa operazione, le lascerò qui perché l'alveolo è molto grosso. Qui invece vi faccio vedere, mi era scappata la mano e ho 5 piantine come qui. Quindi a questo punto almeno gli alveoli più affollati li devo diradare, perché altrimenti le piantine soffrono e non ho risolto niente. Questo è il plateau dei fiori. La camomilla cresce seppur lentamente, l'aquilegia si comincia a vedere qualcosa, viola cornuta non c'è verso, non si vede nulla, la dahlia va bene, la calendula è spettacolare, il taggete invece niente, non abbiamo nessun tipo di risultato, quindi probabilmente dovrò riseminarlo e mi devo anche muovere. Altro plateau con tutta una serie di pomodori, dal Lace 55 WF, questi li ho seminati il 2 di febbraio, vedete sono un pochino più indietro rispetto agli altri, e è utile notare che questo alveolo è più piccolo di questo che vi ho fatto vedere prima. Ora sto cercando di capire se la dimensione dell'alveolo incide nei tempi di crescita della piantina. Comincio ad avere qualche dubbio, ma devo andare avanti
avanti con i test. Abbiamo ancora ovviamente il principe borghese, abbiamo il brandy wine e il cuore di bue che ho dovuto riseminare. Oltre ai pomodori che ho seminato il 7 di febbraio, abbiamo i primi meloni e le prime angurie che ho seminato il 15 di febbraio, quindi una decina di giorni fa. I meloni sono già spuntati, guardate che belli che sono, e le angurie invece no, ci vuole un pochino più di tempo. L'ultimo plateau di cui vi voglio parlare, ma brevemente perché anche su questo sto facendo tutta una serie di test, è un plateau di grandi dimensioni dove per le prime 4 file ho utilizzato humus puro e basta, e lì invece ho utilizzato nelle restanti file l'aurum, che è il terriccio universale, quello che è utilizzato nell'altro plateau. Qui ho seminato della lattuga il 18 di febbraio, quindi 7 giorni fa, circa 8 giorni fa, ed è germinata praticamente ovunque, anche sull'humus di lombrico puro. Anche questo sarà oggetto di un video a sé, sto cominciando a raccogliere il materiale, poi mano a mano che comincio a vedere qualche piantina lo aggiorno, alla fine lo pubblicherò. Pomodori e peperoni siamo un pochino indietro, c'è soltanto qualche germoglio qua e là, quindi è da tenere sotto controllo. Non sono coltivazioni veloci come può essere la lattuga, e quindi bisogna avere pazienza. La natura ci insegna ad avere pazienza. Bene, per questa settimana è tutto qua il mio semenzaio. Sembrano tante piantine, ma in realtà poi quando si vanno a mettere nell'orto ci si perde, perché ce ne vorrebbero sempre molte di più. Ho lasciato alcuni spazi liberi perché tra un 20 giorni circa comincerò con zucchine, mais e quant'altro. Bene, è tutto per questo video, ne farò un altro la settimana prossima, quindi distanziati di 7-8 giorni l'uno dall'altro, è bello vedere anche i risultati mano a mano che passano i giorni. Successi in successi, io vi racconto tutto ciò che mi succede, quindi non devo nascondere nulla perché tanto non sono pagato per farlo, quindi alla fine mi interessa poco farvi vedere anche se qualche cosa non va a buon fine. Vi ringrazio per essere stati con me, lasciate un like, scrivete se avete domande, scrivete qui nei commenti, io cerco di rispondere a tutti. Come sempre, quando non so qualcosa dico che semplicemente non lo so e non sono un tuttologo. Detto questo, vi auguro una buona giornata.